Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi, ma solo di quelli meravigliosi. In questo video ricchissimo vorrei parlare con voi delle mie prime impressioni su Super Mario Bros. Wonder, perché sono rimasto sconvolto, in senso positivo, da questo gioco. Mi aspettavo infatti un gran bel titolo, ma non pensavo che Wonder sarebbe stato in grado di colpirmi così tanto. Questa non è una recensione, ma più che altro vorrei mettere un po' in ordine i pensieri sulle cose che più mi hanno impressionato, perché c'è veramente un mondo di cose da dire e sono anche curioso di sapere se voi condividete questo mio entusiasmo. Non ci saranno grandi spoiler, però tenete conto che sono arrivato fino alla fine del terzo mondo, quindi se proprio non volete alcun tipo di informazione, niente di niente, io non entrerò nel dettaglio, però magari guardatevi il video dopo che vi siete fatti, diciamo, la prima metà di gioco. In ogni caso, se video del genere vi piacciono, mi raccomando, mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso, iscrivendovi al canale o supportando il mio lavoro come meglio credete. In descrizione trovate tanti links, tutti diversi. Io ho detto tutto, iniziamo! Che Wonder sarebbe stato un giocone lo si capiva dal primo trailer, ma mai, dico mai, mi sarei aspettato un titolo di questo calibro. E lo dico anche perché nei mesi che ci hanno portato dall'annuncio del gioco alla sua uscita, sembrava che ormai avessimo visto tutto, complice anche una campagna marketing molto insistente. Come tutti quanti, ho visto i trailer, ho riguardato più e più volte il direct dedicato che approfondiva tutti gli aspetti del gameplay e inoltre ho avuto anche l'occasione di provare Wonder in anteprima ben due volte. Solitamente quando si arriva a questo punto, quando poi ci si ritrova a giocare al titolo, si va un po' col pilota automatico. Essendo già a conoscenza di gran parte delle sorprese presenti in un gioco e avendole già toccate con mano, è difficile rimanere meravigliati o anche semplicemente sorpresi. Eppure, ora che sono arrivato alla fine del terzo mondo, capisco perché Nintendo non si è fatta problemi a mostrare tutto quello che è stato mostrato, perché in realtà si tratta di una porzione minuscola di tutte le idee e tutte le soluzioni presenti in Wonder. Qui ogni livello introduce qualcosa di nuovo, lo fa quasi con leggerezza. Già nel primo mondo ci sono così tante meccaniche di gameplay differenti tra di loro che da sole basterebbero per ricamarci un titolo intero sopra, eppure in Wonder le novità non si fermano mai e quasi non c'è il tempo di metabolizzare tutte le varie meccaniche che già si viene travolti da qualcosa di nuovo. E a questo punto sono proprio curioso di vedere se lo stesso livello di inventiva e di continua capacità di sapersi rinnovare rimarrà lo stesso fino alla fine. Sì, ci sono voluti 11 anni di attesa per un nuovo Mario in 2D, ma di sicuro gli sviluppatori in questo lasso di tempo non sono stati con le mani in mano. E anzi, hanno raccolto una quantità infinita di suggestioni che poi sono state gettate in un mix esplosivo. Se ci pensate, il più grande traguardo raggiunto non è tanto che la serie si sia riuscita a rinnovare dopo un lungo periodo di stallo creativo, ma piuttosto che Nintendo sia riuscita a dimostrare che dopo Super Mario Maker 2 c'è ancora spazio per un nuovo Super Mario in due dimensioni. E l'aver messo in mano ai giocatori il tool definitivo per esprimere la loro creatività in realtà non depotenzia affatto la visione creativa di Tezuka e di tutto il team. A tal proposito, per razionalizzare la genialità che c'è dietro a Wonder, un prodotto così perfetto che non può essere uscito per caso, vi invito a leggere i 4 articoli della serie Ask the Developers, dedicati proprio a Super Mario Bros. Wonder. È una lettura fondamentale per capire che tipo di lavoro ci sia dietro una produzione del genere e del perché un titolo come Wonder sia una vera e propria eccellenza. Il gioco è stato sviluppato senza alcun limite di tempo e dando priorità assoluta all'interazione e allo scambio di idee tra i vari reparti del team. Una sinergia così compiuta tra gameplay, level design, grafica e anche musica si ottiene solo da un lavoro collettivo e tanto brainstorming. E in questi articoli troverete la conferma di un aspetto di Wonder che mi ha colto alla sprovvista ma che è stato lampante sin dai primi minuti di gioco ed è ora una delle caratteristiche che io ritengo più sorprendenti, perché Wonder evolve il Super Mario in 2D incorporando però al suo interno la lezione dei capitoli tridimensionali. È ovvio che il titolo sia farcito di riferimenti più o meno evidenti alla storia dei titoli in due dimensioni e molto spesso viene calcata parecchio la mano su quella che è un'illustre eredità, anche giustamente. Però quella di Wonder non è una becera operazione nostalgia, anzi direi che finalmente lo stacco netto che si percepisce col passato nasce proprio dall'aver trovato un nuovo modo di far penetrare
spostare i canoni nella tridimensionalità in una prospettiva schiacciata. In fondo sono parecchi anni che Nintendo prova a risolvere questa tensione tra le due e le tre dimensioni. Con New Super Mario Bros. La grafica poligonale permetteva l'utilizzo di un moveset espanso, 3D Land invece incastrava i Mario 3D in delle strutture molto più convenzionali. Ecco, Wonder per me rappresenta un po' un punto di arrivo per quanto riguarda questo discorso, rimanendo strutturalmente un platform 2D puro, ma con un grado di libertà che difficilmente si ritrova in produzioni del genere. Non mi riferisco solo all'approccio molto meno lineare e più aperto della progressione dei livelli, ma anche a quell'idea di libertà che si espande anche al moveset, grazie all'utilizzo delle spille, e quindi ha una possibilità di interpretare il gameplay e anche di plasmarlo. Proprio in quest'ottica la presenza all'interno del team di Koichi Yoshida, che precedentemente aveva ricoperto dei ruoli di spicco in 3D World e Odyssey, assume una grande importanza. Pensate che il suo compito primario era proprio quello di applicare le proprie esperienze di sviluppo maturate sui Mario in 3D all'interno di un Mario in due dimensioni. Ed è proprio questa attenzione che secondo me dona a Wonder un tocco inconfondibile eppure estremamente familiare. Se il continuo flusso di idee che quasi si sovrappongono l'una all'altra mi ha ricordato da vicino la genesi di Galaxy 2, che nasceva proprio dall'esigenza di dare voce a tutto quello che era stato scartato dal primo capitolo, la sequenza iniziale interattiva nella sua semplicità mi ha lasciato di stucco, perché mi ha ricordato da vicino proprio le introduzioni dei Galaxy. Si tratta tra l'altro di un elemento che non era presente nella demo provata qualche settimana fa, e ora capisco il motivo di una delle limitazioni che mi era stata imposta. Durante la preview mi è stato infatti richiesto di non mostrare nulla della world map, in quanto si trattava di una versione provvisoria e incompleta di quello che poi sarebbe stato l'effettivo mondo di gioco. Mi era sembrata una limitazione assurda, proprio esagerata, ma ora la comprendo appieno. La world map è forse uno degli elementi che più mi ha colpito e anche che più differisce dalla build di prova. Si tratta sì di un punto fisso dei Mario in 2D e viene costruita prendendo a piene mani da 3D World, ma oltre a offrire un certo grado di libertà di movimento, ne scardina la disposizione classica e inoltre sviluppa in modo non omogeneo ogni singolo mondo, donando personalità anche nella struttura esterna delle varie aree di gioco. Dai trailer e dalle anteprime mi chiedevo come avrebbero fatto a far reggere in piedi così tante suggestioni diverse. Non solo i mondi si allontanano dai template ormai diventati standard e canonici dei New, ma in più ognuno di essi presenta al suo interno numerose varianti tematiche di stage che però non risultano delle forzature. Nonostante i nuovi design o anche la palette cromatica ben più estesa e accesa, l'art style e le ambientazioni di Wonder sono coese e coerenti tra di loro. La cosa che più mi ha colpito, insomma, è stata la capacità di creare un qualcosa di nuovo che non abbandona completamente la tradizione, ma più che altro la inserisce in modo decisamente armonico in un nuovo contesto. E questa cosa per me è un traguardo pazzesco. Per quanto riguarda la grafica, non mi capacito come siano riusciti a creare qualcosa di così fluido, dinamico e reattivo, ma dopo diverse ore di gioco credo che il segreto sia tutto nei volti, nella varietà di espressioni e soprattutto nello studio fatto sugli occhi e sugli sguardi, tanto dei protagonisti quanto dei nemici. Anche qui andatevi a leggere gli articoli dove viene spiegata proprio tutta l'attenzione che è stata riposta in questi elementi, un risultato che rappresenta l'ennesimo connubio tra bidimensionalità e tridimensionalità. Se da una parte i modelli poligonali continuano a comunicare in modo efficace la direzione di movimento del giocatore, la grafica 3D permette di giocare sulle prospettive dei volti per dare un continuo feedback visivo sul risultato di ogni singola azione, sia compiuta che subita. Non voglio però soffermarmi più di tanto sull'aspetto tecnico durante queste prime impressioni, anche perché mi sembra un po' una forzatura ragionare a compartimenti stagni quando si analizza un'opera come Wonder. Proprio per questo, secondo me, la grafica non deve mettere in secondo piano tutto il lavoro che è stato svolto sul sonoro, e lo stesso grado di attenzione quasi maniacale lo si può ritrovare anche in questo dipartimento. Ho sempre pensato che un buon platform debba avere un ritmo preciso nel suo gameplay, un'essenza, un flow, se vogliamo usare una parola straniera, che deve essere comunicata al giocatore in modo implicito, facendo fondere audio, grafica e gameplay in un qualcosa di unico. In questo i Donkey Kong Country sono sempre stati pazzeschi, ma Wonder alza ancora una volta l'asticella della qualità, presentando delle soluzioni geniali dove tutto diventa musica, ma non voglio dirvi altro, giocatelo. Chiuderei con l'ultima cosa che mi ha colpito, degna di nota, ma di cui soprattutto vorrei sapere la vostra.
della difficoltà di gioco. Che mi dite? Credo che gli intermezzi lascino abbastanza perplessi a causa della loro brevità. Sono dei livelli che almeno all'inizio si risolvono eseguendo una sola azione, semplicissima, una sola volta, e poi alla fine si viene anche premiati per averle eseguite. Ecco, secondo me questi esperimenti vanno visti sempre nell'ottica del non buttare via niente, ovvero la voglia di far vedere una quantità infinita di suggestioni, alcune delle quali però non vengono sviluppate e rimangono appunto degli intermezzi. Quando si tratta di sfida, però, e non mi riferisco al completismo o al level design, ma proprio alla difficoltà di certi livelli, io ho trovato anche dei passaggi complessi. Mi sto invecchiando? Probabilissimo. Non sono mai stato un hardcore gamer, però sarà per la disposizione frammentata del mondo speciale, ma ci sono stati alcuni stage a 5 stelle che già nelle battute iniziali mi hanno messo in crisi, in particolare quello del secondo mondo. Probabilmente le spille possono mitigare questi picchi, così come l'utilizzo di Yoshi e Nabbit è pensato proprio per evitare di rimanere bloccati, però mi sembra anche in questo caso di essere ben distanti dalla curva di difficoltà abbastanza piatta proposta dai New. Non trovate? Ora io non aggiungo altro, mi sono dilungato anche troppo. Vi aspetto nei commenti per sapere la vostra su Wonder, che effetto vi ha fatto, se anche voi siete rimasti piacevolmente colpiti come sono rimasto io, oppure se invece il titolo vi ha lasciato un po' più freddini. Sono veramente curioso, anche perché il mondo è bello, perché è Mario. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo, vi aspetto qua sotto nei commenti e non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo Wonder tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Mario, Michele Super, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale, e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Il mondo è bello perché è Mario.